Buongiorno fiorellini, fiorelline. Sto già camminando e sto quasi fa mezza strada, già quindi mi faccio la curva. E oggi sono venuta qua mentre sto camminando per darvi buongiorno, perché sapete che io non posso fare le storie qua, non me l'hanno sbloccato. Ciao cagnolino, ciao. E mi guarda il cagnolino, c'è il cagnolino, dove sta? Ah, sta andando giù, non si vede. Vabbè, sono venuta qua per fare non un vlog, ma niente, per darvi prima cosa buongiorno, seconda cosa vi voglio far vedere le braccia che mi stanno andando via. Prima c'avevo la piegatura qua, mi sta andando via le braccia. Uè! E poi mi sta andando via la panza, i fianchi, la ciccia. Mi sono messa da reggiseno più piccolo perché pensavo grande. E poi che caldo, aspettami la macchina, se no ci vengono sotto. E poi sono venuta qua per dirvi una cosa, che quanto è piccolo quel cane. È piccolo, c'è un cane molto piccolo, sì, pastore di disco. Allora, ve lo dico, che su Instagram sapete che io avevo aperto il canale e poi non riesco a farlo, però su Instagram c'è stato un commento che a me come sempre mi succede, che prima sembra che mi fanno, sono fan e poi scappano fuori su Yeders. Quanto è bello sto cane, però non l'hanno abbandonato. Boh, guarda, vi faccio vedere, aspettate, speriamo che non l'hanno abbandonato. Boh, va bene, mi giro la fotocamera. Vi stavo dicendo, dopo che vi ho detto del cane e delle braccia, che non c'ho più le piegature come ce l'avevo prima, e qua mi sta andando ancora su cicciona sulla faccia, però mi sta andando via addoppiamento. E stavo dicendo che sapete che io avevo, mi ero aperto un altro canale di, per fare solo ASMR, ancora sta là perché non sono riuscita a scaricarlo, i video, prima da livello. Oddio che puzza di fumo che c'è qua. Ma non so, staranno a bruciare qualcosa. E questa è prepulita l'aria, tutto, mi sono intossicata. Insomma, su Instagram c'è uno, forse mi seguiva su il mio secondo canale, non lo so, che facevo ASMR. Io quella, come ho detto a questa persona, quella era una prova, perché io volevo provare se riuscivo a fare due canali, a fare separata ASMR, ma era solo una prova. Ci provo, penso che a un video l'ho detto che ci provavo a fare il secondo canale per separare le cose. Poi mi hanno iniziato a chiedere più video a settimana e non ce la facevo. E io ho pensato, se io faccio i video come facevo prima, riesco, perché mettendoli a giro, mettendoli in preparazione, ogni volta che registro, invece lasciarli all'home, li metto subito in preparazione. Poi non lo so se c'è un canile, tutte le volte baiano così. Boh. O so, persone che sono come mio amante degli animali. E insomma, questo qua mi ha iniziato a dire tutti coloro, tu non sei una persona sincera, tu non sei seria, per questo non ti cresce il canale e perciò tu non crescerai mai come Follettina. Penso che era un fan di Follettina, perché Follettina è sincera,
tu facessi buciarda di qua di là. Voglio mettere una parentesi, no? Di Follettina. Per me Follettina non è stata tanto sincera perché chiuso il canale, non ha salutato nessun fan. Poi vedete voi chi è più sincero. Io non l'avrei mai fatto, non ho mai chiuso canale, pure se ci ho avuto periodi un po' difficili per registrare, ma io ho fatto con la mano, con i piedi e vi ho fatto uscire i video. Perché io li metto in preparazione perché nella vita si sa, no? Che ci sono problemi, che succedono cose, che ne so, impreviste, non puoi fare video, sempre come tempo fa per dolore di schiena. Adesso mi si sta passando perché forza dimagrendo mi si sta migliorando, però sono stata sempre regolare, ma per metterli proprio puntuali li metto pure in preparazione e perciò non penso che, oddio scusate, sto registrando col telefono perché ho pensato a dire questa cosa. E insomma niente, io oggi non mi ero portata la fotocamera, perciò sto registrando col telefonino. E volevo dirvi che io avevo aperto il secondo canale con tanta la mia voglia da fare, però quanto l'ho aperto non andavo a camminare e perciò sono appena 2 mesi che sto a camminare, quando fa 20 mi sembra, resto stare 2 mesi. Insomma, vengo a camminare e tutte queste cose qua. Io registro già, il primo canale a me mi impegna tanto perché mettendo un video al giorno registro tutti i giorni quasi, o se no registro ogni 2 ore video, uno che hanno prendono sotto, e perciò mi si vuole. Io il secondo canale non so perché, non è cattiveria, ma non ci riesco a farlo. E ho pensato, se io lo rimetto al primo canale sicuramente usciranno più di una volta a settimana ASMR, che poi sinceramente tutti i vecchi ASMR mi rispondono qua. Mi dispiace per le persone che si sono iscritte, però io non è cattiveria, ma non ci riesco a fare più 2 canali. E faccio al primo canale. Poi mi avete chiesto da fare live, li dovrei fare col telefono perché io ho computer, però quel computer mi sa non si sentiva la voce e allora c'è il problema di questo, che non si sente la voce. Quando guadagnerò un po' di più, guadagnerò, che mi potrò comprare un computer nuovo, comprerò un computer nuovo e farò con il computer live. Adesso potrò col telefono, però mi sfuggono i vostri commenti. Vabbè, una sera ve lo faccio col telefono. Poi quando sarà che potrò comprare un computer, che costa sta roba, vi farò col computer. Vabbè, comunque io sono venuto qua per dirvi questa cosa, che io ho aperto il secondo canale con tutta la mia volontà, tutte queste cose così, però non ci riesco, mi dispiace. E volevo dire che era una prova, e penso che l'avevo detto su un video che era una prova, però sono persone che gli entra da un'orecchia e gli esce da un'altra. Vabbè, comunque buongiorno e ciao, al prossimo video. Like e iscrivetevi al canale, ciao. Chiudere questo cosa, e volevo dire che tante volte che vedete video che li faccio col telefono, perché li faccio, penso subito, ah, devo fare video, lo dico questa cosa, e perciò se non c'ho la fotocamera, 2 fotocamere che ho, li faccio col telefono. E vi volevo dire solo questo. Ciao, buona giornata.